Il corso di laurea in architettura e ingegneria è un corso di laurea di recente istituzione e dunque nuovo, che deriva da un precedente corso di laurea quinquennale a ciclo unico, chiamato Ingegneria Edile Architettura. Il nuovo corso di laurea mantiene e conserva la qualità e i contenuti della formazione del precedente corso, a cui però aggiunge una maggiore flessibilità, determinata dalla suddivisione della laurea triennale, a cui seguono due percorsi magistrali differenziati. Il futuro architetto ingegnere viene formato per gestire insieme le caratteristiche architettoniche, tecniche e di inserimento ambientale degli edifici in una visione olistica e integrata che consenta di operare sia su edifici nuovi che nell'ambito della riqualificazione dell'esistente, a livello di edificio ma anche alla scala della città. Al termine dei 3 anni, l'architetto ingegnere può proseguire i suoi studi con uno dei 2 corsi di laurea magistrale erogati a Bologna sia in italiano che in inglese, oppure può decidere di frequentare un altro corso magistrale in architettura, in ingegneria o anche in design. L'architetto ingegnere, in uscita dalla laurea specialistica triennale, può anche entrare direttamente nel mondo lavorativo, iscrivendosi all'Ordine degli Architetti o Ingegneri Junior e andando a lavorare in studi professionali, imprese e pubbliche amministrazioni. Come dice il nome, si studiano sia materie tipiche dell'architettura che dell'ingegneria. Le specifiche materie di formazione includono la progettazione dell'architettura, il rilievo e la rappresentazione degli edifici, il restauro e la storia dell'architettura, ma anche lo studio delle prestazioni degli edifici. La formazione è organizzata non solo attraverso le lezioni frontali, ma anche con i laboratori, cioè attività pratiche di progettazione, spesso in gruppo, all'interno delle quali si simulano problemi reali e lo studente è spinto ad apprendere come risolvere problemi progettuali concreti e a lavorare in gruppo, in una logica di condivisione, mutuo apprendimento e, perché no, divertimento e socializzazione. Il corso prevede infine anche un'attività di tirocinio obbligatorio in studi professionali, imprese, pubbliche amministrazioni come momento di primo ingresso alla carriera dell'architetto ingegnere. L'Università di Bologna ha una radicata tradizione nell'insegnamento dell'ingegneria edile architettura, a cui appartiene questo corso di studi, e questo è anche testimoniato dall'ottimo successo in ambito lavorativo dei laureati. Infatti, gli ingegneri architetti hanno un tasso di occupazione che è superiore a 3 anni dalla laurea rispetto ai corsi della stessa classe. Inoltre, il corso è anche caratterizzato da una forte internazionalizzazione, sia grazie all'offerta di numerosi scambi Erasmus, sia grazie ai progetti di ricerca e alle attività internazionali che vedono impegnati molti dei nostri docenti e che così riversano nelle loro attività di docenza elementi di innovazione, creando sinergie molto interessanti tra ricerca e insegnamento. Tale innovazione non è solo legata al contesto internazionale, perché il corso presenta anche forti legami con il territorio. La regione Emilia-Romagna è una regione dove il settore delle costruzioni è trainante e questo dà opportunità agli studenti di effettuare tirocini in un ambiente molto dinamico, negli studi professionali, nelle aziende di settore, del settore delle costruzioni, rafforzando ancora di più la loro prospettiva occupazionale al termine degli studi. Bologna è la città dell'inclusione e anche il nostro è un corso inclusivo che combina sinergicamente le materie disciplinari più specificamente analitiche e di calcolo con gli ambiti umanistici e sociali della storia e della progettazione dell'architettura in una prospettiva che amiamo definire problem solving, cioè essenzialmente indirizzata alla risoluzione di problemi concreti legati agli spazi e al nostro ambiente. E allora perché scegliere tra architetto o ingegnere se puoi invece essere entrambi? Allora perché scegliere tra architetto o ingegnere se invece puoi essere entrambi?